Ciao ragazzi, mi chiamo Daniele e oggi sono qui per presentarvi il primo video del mio canale GDA Channel One. Oggi voglio farvi vedere quanto riguarda la sezione GDA Greenhouse, che riguarda la creazione di arredi sia all'interno che all'esterno con materiali di recupero. Lavoriamo molto sul pallet, però usiamo anche il legno in generale, il ferro, la plastica, un po' tutto quello che si può riutilizzare che ci dà la possibilità di creare delle qualcosa di carino. Oggi volevo farvi vedere un lavoro abbastanza semplice, semplice che magari su certi video ti fanno vedere che bisogna utilizzare trapani, seghe, martelli, tutto quanto è possibile. Invece io con semplici oggetti vi farò vedere come si fa a smontare un bancale. Ho iniziato questo tipo di attività perché ho sempre pensato che il discorso recupero sia una cosa che serve comunque alla nostra comunità. E per il futuro saremo obbligati a dover fare delle scelte per quanto riguarda gli sprechi, per quanto riguarda tutto questo mondo del riciclo. Vi mostro il mio contachili, è un po' spartano, però ad oggi, da gennaio, abbiamo recuperato 3.750 kg, 3.754 kg di legno, legno che comunque sarebbe andato in discarica o sarebbe andato al macero o sarebbe andato in inceneritore. Invece noi siamo riusciti a recuperarli e a creare degli arredi per persone che magari adesso sono contente di aver preso questi arredi per migliorare la qualità della loro casa. Ma torniamo a noi. Il fatto di come si fa a smontare un bancale. Gli oggetti che ci vogliono sono semplicissimi. Ci vuole un martello, un semplicissimo martello. Questo è un martello da carpentiere perché noi facendo tanti lavori con i pallet, tanti lavori con il legno, ci serve un materiale magari un po' più professionale. E un piede di porco. Piede di porco, magari è una cosa un po' più particolare, un po' più difficile da utilizzare per chi non è pratico ad usare degli utensili, però è un oggetto che fa molto comodo per queste tipologie di lavori. È un po' pericoloso per chi non è pratico ad utilizzarlo, però è un piede di porco. Poi un barattolo vuoto, un vecchio barattolo, questo era un tipo di vernice che abbiamo usato per verniciare degli arredi. E in questo barattolo andiamo a mettere i nostri chiodi che andiamo a togliere dal pallet. Tante volte i chiodi che vengono tirati via dal pallet sono chiodi di ottima qualità, sono chiodi che si possono tranquillamente riutilizzare, anche se sono un po' arrugginiti, talvolta possono dare anche un ottimo effetto agli arredi che vogliamo andare a creare. Basta, nient'altro. Questi sono gli oggetti che ci servono per andare a smontare il nostro bancale. E adesso vi faremo vedere come si fa.